Io ho sempre pensato che la commedia è più profonda e più vicina alla filosofia della tragedia. Voi sapete che nelle biografie di Platone c'è questa leggenda che sotto, al momento della morte, sotto il cuscino, vi sono stati trovati i mimi di Sofrone. I mimi di Sofrone erano dei testi dialogati, comici naturalmente, e già i commentatori antichi ci informano che Platone avrebbe tratto i dialoghi, la sua arte di creare personaggi nei dialoghi, proprio dai mimi di Sofrone. Quindi vedete qui il nesso con la commedia è fortissimo. E del resto Aristotele nella Poetica ci dice che la tragedia stessa è cominciata, ha avuto inizio ex satiricum, dai cori danzanti dei satiri. Gli stessi satiri che si trovano appunto poi nei drammi satireschi della commedia. E come sapete nel Simposio Socrate stesso viene presentato come un satiro e un sireno. Ecco, questo per dirvi come la filosofia è posta fin dall'inizio sotto il segno della commedia e non della tragedia. Quindi tutta la polemica di Platone contro la tragedia l'ho vista anche in questa luce. E anche altro fatto molto significativo: Dante, scegliendo di intitolare Commedia il suo poema, ha posto la cultura italiana anch'essa sotto il segno della commedia. E questa è una scelta su cui spesso i commentatori non si sono molto dilungati, hanno minimizzato questo titolo. Questo titolo invece secondo me è importantissimo ed ha non solo ragioni formali, stilistiche, lo stile basso contro lo stile alto, ma anche ragioni teologiche e filosofiche. E nella commedia, nell'intitolare Commedia il suo poema, c'è tutta una scelta rispetto al problema dell'innocenza e della colpa. Ecco, comunque appunto la cultura italiana è sotto il segno della commedia e non della tragedia. Del resto il mio amico Claudio Rugafiori soleva dire che tutta la cultura indoeuropea è comica tranne i germani, tranne la Germania. La Germania è la sola cultura tragica, secondo me. Forse aveva ragione. Comunque l'Italia è sicuramente la più antitragica delle culture, la cultura italiana è la più antitragica delle culture europee. E a Venezia, nel Museo di Carezzonico, a pochi minuti da casa mia, sono conservati gli affreschi di Giandomenico Tiepolo sulla vita di Pulcinella, no? Questo meraviglioso ciclo di affreschi che Giandomenico Tiepolo dipinge per la sua villa di Zianigo. A un certo punto, pochi anni prima della fine della Repubblica Veneta e poi stabilmente quando nel 1797, come sapete, la Repubblica Veneta si autoabolisce nel modo più vile, consegnandosi senza combattere nelle mani di Bonaparte, e a quel punto Giandomenico Tiepolo sceglie di ritirarsi nella sua villa di Zianigo, un po' come Goya che si ritira nella Quinta del Sordo vicino alla villa. E dipinge questi affreschi, pensa solo a Pulcinella, si circonda questa camera in cui c'era questa serie di affreschi di Pulcinella, doveva essere forse una camera di meditazione, insomma. Comunque lui a questo punto decide di dipingere solo Pulcinella e comincia anche un album di 104 fogli intitolato Divertimento per i ragazzi, da cui ho preso il titolo del mio libro anche, in cui in questi 104 fogli di disegni racconta la nascita, la vita, le avventure, i mestieri e la morte, se si può chiamare morte, di Pulcinella. Perché questa scelta? Ecco, io penso che Pulcinella sia per Tiepolo quello che sopravvive alla fine del suo mondo, alla fine della Repubblica di Venezia. E quindi in questo modo c'è un qualche significato politico. Pulcinella è quello che resta quando ogni libertà politica viene meno.
E questo non mi sembra senza analogie con la nostra situazione. Anche noi, in modo diverso, stiamo vivendo la fine di una politica, la fine di una tradizione della politica occidentale. Io spero che le persone qui presenti si rendano conto che le cosiddette democrazie europee in cui noi viviamo non sono più assolutamente quello che eravamo abituati a guardare, degli stati di diritto fondati su una tradizione democratica, sulla partecipazione dei cittadini, eccetera. Sono piuttosto andati progressivamente trasformandosi in quelli che possiamo chiamare stati di sicurezza, security states, come li chiamano i politologi americani. Nel caso di soffermarmi su questo punto, il punto fondamentale è che sono degli stati in cui ogni azione politica vera diventa impossibile. Sono stati fondati sul trattenimento della paura, quindi ogni azione politica radicale rischia di essere rubricata come terrorismo. E non solo le azioni, anche la parola: se uno dice delle cose veramente, delle verità veramente sgradevoli, rischia molto. Ecco, volevo ricordarvi che qui a Londra da 4 anni si trova, per così dire, imprigionato nell'ambasciata dell'Ecuador Julian Assange, che non aveva fatto altro, non aveva commesso nessun delitto, aveva soltanto rivelato degli atti illegittimi, mostruosamente illegittimi, commessi da uno Stato molto potente che lo mantiene forse in prigione. Ecco. E non fa certo onore alla Gran Bretagna che quest'uomo debba restare lì chiuso per aver detto semplicemente la verità. Ecco, ma torniamo a Pulcinella. Ecco, Pulcinella in qualche modo per me in questo libro non è una figura semplicemente dell'impolitico, è quello che avviene quando ogni azione politica non è più, ogni azione veramente politica non è più possibile. Il Pulcinella è chiaramente un essere che non agisce politicamente, però mostra, per così dire, che cosa avviene quando ha un corpo, quando un'azione politica diventa impossibile. Il terzo punto, il terzo motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro era un po' il mio amore per la commedia dell'arte e il mio interesse per il problema della maschera. E qui Pulcinella, il significato filosofico di Pulcinella, per così dire, qui è quello di mettere in questione il nostro concetto di persona. Voi sapete che il termine persona viene dal latino persona, che significa maschera. Persona è una maschera. In questo concetto di persona, diventato poi così importante per noi, convergono 3 tradizioni insieme. Una giuridica, perché persona in latino è anche la personalità giuridica, la capacità giuridica di una persona si chiama persona, e per questo si dice che il servus non habet persona, il servo non ha la persona, la maschera. L'altra tradizione ovviamente è teatrale, no? Teatrale, lettori della tragedia e della commedia a Roma, a Roma portavano la maschera. Però c'è un'altra tradizione altrettanto, e forse più importante, che è una tradizione teologica. C'è un fatto molto semplice: una figura che ha avuto un'enorme importanza nella storia della cultura occidentale, anche perché è stato un traduttore importante, Boezio. Boezio a un certo punto decide di tradurre col termine latino persona, maschera, il termine che nella teologia, lingua greca, nella teologia dei teologi greci, si esprimeva col termine ipostasis. I teologi greci dicevano: Dio, vi è un solo Dio in 3 ipostasi, in 3 esistenze, in 3 sostanze. Boezio decide di tradurre: vi è un solo Dio in 3 persone. E da allora le persone della Trinità non sono così chiamate.
questo appunto è un altro. Ecco, questo per dirvi brevemente che nel nostro concetto di persona, il nostro concetto di persona è una specie di pasticcio giuridico, teatrale, teologico. Ed è questo pasticcio che Pulcinella, secondo me, mette in questione, fa saltare la tradizione, la persona giuridica, perché le azioni di Pulcinella non sono responsabili, non possono essere imputati, sarebbe pazzo uno che imputasse a Pulcinella giuridicamente le sue azioni. Le sue azioni non sono persone nel senso teologico, è la definizione che poi dà Boezio della persona, è sostanza individuale di una natura razionale. Ecco, Pulcinella non è sicuramente un individuo di una sostanza individuale di una natura razionale, tutt'altro. E anche teatralmente, perché la maschera in Pulcinella diventa qualcosa di speciale, non è una maschera che viene posta sul volto, non c'è un volto dietro la maschera di Pulcinella. Poi, come Bruno Leone ha notato, è una mezza maschera che non è quindi né umana né animale, non si sa che cos'è questo mezza faccia e questa mezza maschera. Ecco, comunque sicuramente non è la maschera tradizionale dietro cui c'è un attore. Pulcinella non si toglie la maschera, e De Filippo, che certe volte si toglie facendo Pulcinella, poi si toglie la maschera e mostra di non aderire veramente alla tradizione originale del Pulcinella. Del resto De Filippo appartiene a una tradizione che rinnega Pulcinella, no? Sostituisce Pulcinella con un personaggio in carne e ossa. Appunto, questa critica del concetto di persona, appunto guardando sia il Pulcinella teatrale che il Pulcinella di Tiepolo, viene appunto da chiedersi: ma che cos'è il corpo di Pulcinella? È un corpo umano, è un corpo, è animale, è umano, è divino? Credo che si potrebbe dire che il nostro concetto di umanità, no, deriva da una specie di macchina antropologica che si fonda sul rapporto con l'animale, cioè è umano ciò che era animale, non è più animale, da animale si è trasformato in umano, però mantiene una relazione con l'animalità. Insomma, il nostro concetto di umano ha profonde relazioni con il concetto di vita umana, e la vita animale si definiscono, per così dire, a vicenda, per esclusione e per inclusione. Ecco, Pulcinella, anche questo non funziona con Pulcinella. Il corpo di Pulcinella non è un corpo animale, non è un corpo umano, non è un corpo divino. È un'altra cosa che non sarà, non abbiamo più il tempo di indagare, di chiarire, ma che per me, secondo me, appunto è affascinante, perché ci permette, per così dire, di pensare questi concetti così importanti, la persona, l'umanità, la politica, la parola, in una chiave completamente diversa. Secondo me Pulcinella apre un campo per una riflessione filosofica su ciò che è umano, sulla politica, su ciò che è un individuo, su ciò che è una persona, su ciò che è il linguaggio. E l'ultimo punto, appunto, su cui volevo terminare, è appunto proprio questo problema del linguaggio e della voce. Come voi forse sapete, ma comunque se non lo sapete lo apprenderete ora, Pulcinella non ha una voce umana. Anzi, la voce che il guarattellaro, il burattinaio di Pulcinella, deve produrre quando fa Pulcinella è qualcosa di molto speciale, ed è grazie a Bruno Leone che ho appreso i dettagli tecnici di questa voce. Bruno Leone racconta che il suo maestro Nunzio Zampella gli diceva che il maneggiamento, maneggiare il burattino, è facilissimo, chiunque lo può fare, ma la voce artificiale di Pulcinella è difficilissimo. Alternare la voce naturale e la voce artificiale è difficilissimo, ed è
ciò che veramente, diceva Zampera, definisce il burattinaio napoletano, il burattinaio specializzato in Pulcinella, su tutti gli altri burattinai. Come si fa questa voce? Questa voce stridula, gallinaccia, viene prodotta con un piccolo dispositivo, un piccolo strumento che si chiama la pivetta in italiano, swazzel in inglese, pratique in francese, che è un piccolo oggetto, non so se poi ve lo vorrà mostrare, è un fatto di due pezzi di metallo semicircolari molto piccoli, avvolti come in un rocchetto da un filo, al cui centro c'è un altro pezzetto di filo di stoffa che vibra, una specie di piccola ancia che il burattellaro si ficca nel fondo al palato, in fondo al palato. Ed è molto difficile perché appunto può essere ingoiata, e anzi pare che senz'altro venga ingoiata. E in francese alla resa pratique significa appunto parlare con una voce estrema, ingoiata. Ecco perché mi pare, e questo è vero per tutti, come diceva Leone, per tutti i burattinai, anche qui in inglese, nella tradizione inglese di Punch, anche qui c'è la pivetta, appunto, no? Anzi, ho trovato in un testo dell'Ottocento molto interessante che si chiama The London Laborer and the London Poor, che viene fatto un'intervista a uno di questi burattinai, e questo burattinaio completamente illetterato, però dice: questa è la voce, è the secret of the perfection, dice, e la chiama una non-tongue, una lingua sconosciuta, questa lingua che viene prodotta mettendosi in bocca la pivetta. Ecco, perché mi pare anche questo importante? Perché anche qua mi pare che nasca un vero e proprio problema filosofico molto importante. Noi siamo abituati a pensare che il linguaggio umano, che il bambino apprende appena vuole, nei primi anni della sua vita, è qualcosa che ha luogo, che si innesta sulla voce. Sulla voce, come se noi avessimo prima una voce animale, poi apprendiamo i fonemi di ciascuna lingua, e anzi i linguistici, insomma gli studiosi ci dicono che il bambino seleziona, elimina tutti gli altri suoni che prima ha, perché ne ha tutti, e deve per forza limitarsi a questi fonemi di questa lingua, per cui poi se è inglese ne avevo, se è italiano. E noi siamo abituati a pensare, insomma, che in questo modo il linguaggio ha come una sede, un luogo, una radice naturale nella voce. Ma è veramente così? Noi che ne sappiamo di che cos'è la voce animale dell'uomo? E sappiamo benissimo che la baiare è la voce del cane, miagolare è la voce del gatto, ragliare è la voce dell'asino, ma è la voce umana? Qual è la voce umana? Il linguaggio è la voce umana? No, il linguaggio è veramente articolato nella voce, ma non è sicuro. Ecco, mi pare che questo modo speciale di produrre, in cui il burattellaro produce la voce di Pulcinella, e mette in questione anche quest'idea, no? Ci fa pensare in modo diverso. Perché mentre noi siamo abituati a pensare che a partire dalla voce formiamo il linguaggio, qui il burattinaio deve prima cancellare il linguaggio, il suo linguaggio, per poter trovare una cosa che un'altra voce, un altro linguaggio, che è quello che sentirete adesso tra poco. E questo anche appunto mi pare molto così, pare che con Pulcinella si possa chiedere: ma dov'è la voce umana? E però forse anche questo non è questo che avviene in ogni trasmissione di un atto poetico, di un atto artistico. Cos'è la poesia se non la ricerca e la trasmissione di un'altra voce, di un'altra lingua? E Pulcinella mi pare importante anche per questo. E adesso noi abbiamo la fortuna di poter oggi assistere a uno spettacolo di uno degli ultimi grandi maestri di quest'arte. È una fortuna non solo qui, una fortuna in generale, cioè nella cultura italiana si è conservata questa tradizione, che non è una tradizione minore, è una tradizione maggiore,
E io sono molto grato a Marco De Logu che ha capito l'importanza di questa tradizione e che un istituto italiano di cultura dovrebbe aver già fatto decine di questi spettacoli, ognuno dei quali vale 10 compagnie teatrali di prosa che girano nelle città italiane, no? Da tutti i punti di vista, sia per la tradizione storica, sia per la... Nel tempo gli spettacoli di Pulcinella nascono per gli adulti, non nascono. Oggi sono considerati una cosa per i bambini, giustamente, perché i bambini sono le sole persone serie che sono rimaste. Il gioco dei bambini è la sola attività seria di cui sia capace la nostra vita.